Come sta andando questo ritiro estivo? Innanzitutto, come stai? Salve a tutti, saluto tutti. Sto ritiro qua è iniziato nel migliore dei modi, anche se a dire la verità non mi aspettavo questo gran lavoro, però sta andando abbastanza bene. Qual è l'allenamento più duro che hai svolto finora? Questo, se devo dire la verità, questo è il più impegnativo, non duro, ma impegnativo che ho affrontato in tutta la mia carriera, fino ad ora. Tra poco inizia la stagione ufficiale, primo impegno in Coppa Italia con la Triestina. I tuoi obiettivi quali sono? I miei obiettivi innanzitutto è di, visto che c'è tanta concorrenza come ora, che siamo in tanti, cioè, molta concorrenza soprattutto nei ruoli, e il minutaggio sulla mia procura di fare tanti minuti, quindi mi aspetto di giocare almeno poco, però di giocare, questo è tutto. Hai avuto modo di stare un po' a Pescara, hai vissuto la città? Sì, sono stato un po' lì a Pescara, l'ambiente mi piace, bello, poi le città sul mare a me piacciono proprio veramente tanto, perché non sono mai stato abituato a vivere le città sul mare, quindi partiamo molto bene, mi piace la città molto bene. Esterno destro, esterno sinistro non fa differenza o preferisci giocare in una determinata posizione? La verità, io sempre fin da piccolo ho giocato a destra, ma dall'anno scorso mi hanno cominciato a fare abituare in tutti e due i lati, quindi ora, se dire la verità, non mi cambia tanto. Gasperini ti ha detto qualcosa prima della cessione, insomma, al Pescara? No, non ho avuto modo di incontrare il mister, quindi no, non mi ha detto no, zero, non siamo in concetto. Zeman, che cosa ci dici? Mister, per quanto sono qua ancora da poco, conosco da poco, è un mister che lavora tanto con i giovani e è molto bravo, ti dà tanti consigli. E non è un allenatore da seguire tanto, anche perché è simile a Gasperini, due allenatori molto simili, quindi tanta fiducia. Non è vero, Manuel, che parla poco Zeman, qualche consiglio te l'ha dato? No, non parla poco assolutamente, consigli li dà, aiuta, e è una brava persona. Senti, ci racconti un po' i tuoi inizi e la tua infanzia? Io ho iniziato in una squadra di Cremona e giocavo tranquillamente, perché ero appena arrivato qua in Italia, giocavo perché mi piaceva, quindi non avrei mai pensato che un domani potesse diventare un lavoro o altro. E un giorno mi arriva il mio direttore del dove giocavo io, mi fa: guarda, c'è il dirigente dell'Atalanta che ti ha chiamato. Io sinceramente l'Atalanta non sapevo che squadra fosse, perché noi in Costa Lavori guardavamo tanto il calcio inglese, quindi conosco molto le squadre inglesi, a parte Juventus, Milan e Inter, però Atalanta non l'ho mai sentita. E mio papà, che era qua da tanto, mi ha detto sì, andiamo, proviamo, e sono andato, ho provato, ho mantenuto là da gennaio del 2008, del 2010, e da lì ho seguito tutto il percorso lì dell'Atalanta con allenatori veramente bravi, anche se l'Atalanta è uno del settore giovanile molto, e lo confermo, perché veramente ti insegnano tutto, ma soprattutto come persona, ti insegnano tanto come persona, quindi io sono felice di essere cresciuto in quell'ambiente veramente. Sei arrivato in Italia a 6 anni, se non erro, otto anni. E com'è stato l'impatto con la realtà italiana, non a livello calcistico? Molto difficile, perché ero abituato a tutt'altro modo di vivere che qui, quindi è stato molto duro, perché poi lasciare là parenti e il mio fratellasso che è rimasto là è stato molto duro, però pian piano col tempo mi sono abituato e mi trovo molto bene qui.